Bentornati al secondo appuntamento di Digital Innovation Days. Siamo qui con la nostra nuova puntata del nostro speciale e andiamo a scoprire di nuovo l'innovazione digitale anche oggi. Oggi siamo qui con Fabio Minoli, direttore delle relazioni esterne di Bayer Italia. Io sono Robin Davancalandri, CMO di Panda Rocket AI e di Acchiofai. Sead Musa, sono responsabile di retailing del reparto digital. Albi Oxa, direttore delle relazioni istituzionali di Digital Innovation Days. Sono Marco Cartasegna, sono fondatore e direttore di Torcia. Alessandro Tommasi, io sono il fondatore di Will Media prima e oggi di NOS. Come mai è qui oggi al Digital Innovation Days? Ma sono qui prima di tutto come persona curiosa. Trovo che questo sia un evento molto importante perché ci offre una panoramica completa di quello che c'è come ultime novità nel settore dell'innovazione. Artificial Intelligence è la nuova parola sexy del 2023 perché il potenziale è alto e siamo qui dal momento che siamo proprio i primi nella industry che hanno, diciamo, progettato queste suite molto specifiche proprio per presentare quelli che sono i nostri prodotti e i risultati soprattutto dell'uso di questi prodotti da parte dei nostri beta testers. Sono qui per parlare un po' di Torcia, del lavoro che facciamo e di entrare un pochino più nello specifico per capire il titolo del panel. Vuole cercare di fare una differenza tra quello che è l'informazione e l'intrattenimento, perché spesso le due cose vengono un po' confuse e invece andrebbero separate molto nettamente. Oggi come l'altro anno siamo venuti qua per vedere le innovazioni, per capire come sta andando la tecnologia, verso cosa ci stiamo orientando e come l'Italia si sia posizionato in questo. Sono qui in quanto parte attiva del gruppo di lavoro di Digital Innovation Days. Siamo arrivati alla 10ª edizione di questa iniziativa e alla 5ª del format Digital Innovation Days. Super entusiasti di notare questa, diciamo, numerosa partecipazione, di aver accolto i nostri speaker, di vedere così tanti partner, aziende, community di giovani davvero molto interessati, e quindi siamo entusiasti di queste prime due giornate, ecco. Beh, ovviamente perché politica, cambiamento, informazione digitale sono ormai tutte insieme nella stessa arena, quella della comunicazione sui social, è una mia grande passione anche, quindi sono molto felice di essere qua naturalmente, e perché è al centro della costruzione di una società più consapevole, quella di riuscire a condividere la complessità spacchettandola e rendendola un momento utile per tutti quanti. E cosa si aspetta dall'innovazione digitale per i prossimi 10 anni? È una serie di riorientamenti. Ormai non si parla più, secondo me, di evoluzione, ma di continui cambi di paradigma, per cui quello che un tempo l'innovazione avveniva in un arco temporale di anni, invece adesso, se si pensa anche solo a quello che si faceva nel 2022, è un altro mondo rispetto a quello che si può fare adesso. E anche fra un anno, secondo me, dovremo rieducarci un'altra volta alle nuove tecnologie. Io penso, come dicevo prima, che la velocità nella quale viviamo tutti noi oggi ci impone di essere molto attenti a tutte le novità, e la prevalenza di esse sicuramente entra nell'ambito di quello che è il digitale. È una domanda veramente complessa, soprattutto di questi tempi che l'innovazione digitale comunque sta evolvendo tantissimo. Diciamo che dall'Italia mi aspetto tanto, perché siamo molto dietro rispetto alle altre nazioni, e mi aspetto anche che dal punto di vista etico sia normalizzato anche l'uso improprio dell'intelligenza artificiale. Mi aspetto certamente un'ulteriore valorizzazione delle competenze. È complicato. Dire che l'intelligenza artificiale sarà sicuramente disruptive è banale, però è sicuramente, non sempre la banalità è male, quindi sicuramente l'intelligenza artificiale stravolgerà tanti lavori. Io credo che tante realtà, noi per primi, ancora non abbiamo capito il potenziale dell'intelligenza artificiale, quindi secondo me ci sarà sicuramente un'opportunità anche di lavoro, di specializzazione nel spiegare alle aziende come sfruttare l'intelligenza artificiale. Vediamo, sarà una grossa trasformazione, forse la rivoluzione principale che l'umanità abbia visto. Sono anche un pochino, non voglio dire impaurito, però vediamo che cosa succede. Può essere un'opportunità, speriamo che sia un'opportunità positiva.
allora sulla base di ciò che possiamo vedere nell'ultimo periodo sicuramente l'intelligenza artificiale prenderà sempre più piede in maniera molto veloce e sempre più accessibile. Per i prossimi anni mi aspetto una leggera controtendenza, quindi un ritorno un po' di più a un movimento lento, una notizia, una fruibilità delle notizie un po' più calma e sicuramente maggiore attenzione a quelle che sono la privacy e la tutela delle immagini delle persone, perché con l'intelligenza artificiale oggigiorno si può cambiare figura, immagine, voce, eccetera, per dare vita a cose che non sono reali, quindi mi auguro questo. Allora, io penso che dal punto di vista del digitale, soprattutto di tutte le nuove innovazioni, metaverso, Web3, quindi anche l'intelligenza artificiale, che diciamo vanno un po' di pari passo come evoluzione, nel complesso secondo me diciamo che sono abbastanza positivo nel futuro, è abbastanza ottimista, credo che possano dare un aiuto concreto effettivamente a qualsiasi tipo di lavoro. Quello che ci si può aspettare secondo me è il fatto che chi lavora nel nostro settore dovrà necessariamente accrescere altre competenze. Sicuramente un grosso focus su quello che sarà l'intelligenza artificiale, per cui un focus che stiamo facendo in questi giorni, e per adesso tanta innovazione, ma dovremo trovare un focus, dovremo cercare di essere capaci di selezionare quello che in realtà ci darà il giusto supporto e il giusto contenuto con la credibilità di quello che potremmo andare a portare a livello più di innovazione. Anche per questa seconda puntata dei Digital Innovation Days è tutto. E non perdetevi il secondo appuntamento sempre qui a Milano News.